vediamo di rispondere su alcune questioni in un modo più esteso di quanto si faccia normalmente in quelle brevi risposte date alla fine, perché questo argomento credo che interessi tutti. Da parte di Audiopan 242, scritto ben un anno fa, quindi è una cosa antica. Tagliati la barba, pagliaccio. Gesù era un nazareno di merda. Post scriptum. Non gliene fotte un cazzo a nessuno di sentire storie di un pazzo mulatto che si definiva figlio di Dio. Io su questa cosa sorvolai, perché realmente non meritava una risposta, ma Daniele Giovanelli, 21 ore fa, ha risposto: Audio Pan, se a te non interessa la predicazione del figlio di Dio è un problema tuo, peggio per te. Alla gente però interessa, e come, ascoltare la via di salvezza. Quindi è il caso che io intervenga su questo argomento per precisare le questioni, perché qui, sotto certi aspetti, siamo di fronte alla pura ignoranza, quella che Gesù, sul momento di andarsene da questo mondo, riconobbe, quando, rivolgendosi al Padre, disse: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. In certi casi siamo di fronte a persone che non sanno quello che dicono, ossia sanno bene quello che dicono, ma sono ragioni talmente sprovviste di tutti i requisiti che occorrerebbero per ben ragionare, sono degli interventi proprio così, senza peso, senza sostanza, senza nulla. Ma d'altra parte tutto ciò emerge dalle stesse persone quando ti parlano. C'è un proverbio che dice che la bocca parla della pienezza del cuore. Ecco, quando una persona si rivolge a te e ti dice: tagliati la barba, pagliaccio, ecco, anche in questo caso la bocca parla della pienezza del cuore. È un cuore che proprio non ha dentro niente, perché vedendo un uomo con la barba, come ce l'avevo io nei tempi in cui ce l'avevo, ognuno ha il sacrosanto diritto di presentarsi come si vuole. Perché se nel mondo occidentale si è pagliacci perché ci si presenta con la barba, in altri mondi di questo vasto mondo ogni uomo, quasi ogni uomo, ha la barba, e se uno si taglia la barba sembra un pagliaccio. Dunque, chi è il pagliaccio? Il pagliaccio è chi interviene a sproposito, facendo delle pagliacciate, laddove non è il caso di farle, come in questo caso. L'esordio è stato proprio caratteristico di tutto il resto poi dell'intervento, perché tagliati la barba, pagliaccio, esprime una bocca che parla della estrema miseria di questo cuore. E infatti immediatamente continua dicendo: Gesù era un nazareno di merda. E costui è invece puramente un razzista. E quindi non solo uno che
è abituato a guardare gli altri e a distinguerli se sono diversi. Per cui se costui non ha la barba e vede un altro con la barba, è un pagliaccio. E costui è il più presuntuoso che esista al mondo. Ha una bottiglia talmente piena di se stesso che non c'entra dentro neanche un pezzettino piccolo così di acqua che possa schiarire quella bottiglia piena di inchiostro nero. E continua con il post scriptum: non gliene fotte un cazzo a nessuno di sentire storie di un pazzo mulatto che si definiva figlio di Dio. E qui si nota proprio tutta la miseria umana di chi è aiutato in tutti i modi da chi è venuto qui sulla terra per aiutare proprio dei soggetti come costui, e denotando tutta la miseria di questo cuore, si rivolge a chi gli offre la sua vita e cosa gli dice? Va via da me, che a me non me ne fotte un... Ma se fosse solo lì avrebbe ragione. Dice, non gliene fotte a nessuno. Vedete l'arroganza? In base al fatto che lui la pensa così, crede che a tutti gli altri risulti vero quella verità che a costui risulta nei termini così microscopici, così falsi. Perché, vedete, indipendentemente dal fatto che una persona sia vera o non vera, nel senso che crede di essere una persona che si definiva figlio di Dio, lo era o non lo era? Credete che sia importante che lo fosse o non lo fosse? Ognuno di noi deve rispondere alle proprie idee. Se uno pensa di essere una cosa, è da giudicare in relazione al suo pensiero, senza che un altro pensiero gli si erga contro come un giudice e gli dica: la pensi in maniera diversa da me? E allora sei un cretino e a nessuno interessa quello che la pensi tu, perché è non quello che la penso io. Chi è così è talmente incapace a capire ogni novità, che anche quando gli è offerta la via della salvezza è talmente pauroso di perdere quel poco che ha, che è come l'esempio che vi faccio adesso. C'è un tale che ha in mano una banconota da 10 euro. Arriva un altro con un bel bigliettone da molti euro, anzi non un bigliettone, con un pacco così, ce l'ha in mano, di danaro, e glielo vuole dare. Allora gli dice, vedi, le tue mani sono lì, che hanno in mano questo biglietto da 10 euro. Dallo via, libera le tue mani, così puoi prendere questo pacco di soldoni che io ti do. Ma costui, con la fifa che ha di perdere quel poco che ha, si serra in mano il suo biglietto da 10 euro nella paura che, dato via questo biglietto, rimane fregato e quell'altro, quel mucchio di denaro, non glielo dà. Perché? È perché ha un cuore miserevole, non dico miserabile, miserevole, di chi ha paura di vivere,
di chi si accorge di avere poco, si accorge di essere in un mondo di sciacalli, di gente che vogliono portarti via tutto, e si abbarbica quel poco che ha disperatamente. Gesù già ne parlò di una condizione di questo tipo. Lo fece quando raccontò il caso di un signore che doveva allontanarsi, e allora chiamò i suoi servitori e mise nelle loro mani il denaro che egli aveva, affinché facessero i suoi interessi. Uno ebbe 10 denari, un altro ne ebbe 5, infine un terzo ne ebbe 1. Passò il tempo, il padrone ritornò e chiamò i suoi servitori. Gli si presentò il primo e gli disse: padrone, tu mi hai dato 10 denari, eccoti indietro i tuoi 10 denari e eccoti altri 10 denari del guadagno che io ho fatto trafficando il tuo denaro. E il padrone gli disse: bravo, servo fedele, mi sei stato fedele nel poco, avrai il molto. Poi venne il secondo e la scena si ripeté. Il secondo disse al padrone: padrone, mi hai dato 5 denari, eccoti indietro i tuoi 5 denari e, avendo io trafficato con il denaro che mi hai dato, eccoti altri 5 denari di guadagno. Bravo, servo fedele, mi sei stato fedele nel poco, avrai il molto. Infine venne chi aveva ricevuto un solo denaro. E questo disse al padrone: padrone, io so che tu sei terribile nell'ira, perché raccogli dove non semini, e mi hai dato questo denaro. Io ho avuto paura di perderlo, temendo cosa avresti fatto tu se io l'avessi perso. E allora, per la paura dei ladri, io l'ho sepolto, in modo che nessuno lo potesse portare via. Così te l'ho salvato, il tuo denaro. Eccoti il tuo denaro. E il padrone gli disse: servo crudele e infingardo, tu sai che io sono, quindi Gesù, il padrone, si comporta a seconda del giudizio che gli altri hanno di lui. Tu sai che io sono uno terribile nell'ira, che mieto dove non semino, e non mi hai dato nemmeno gli interessi di questo denaro? Avresti dovuto perlomeno presentarlo in una banca dove ti davano l'interesse. Via, lungi da me costui. E vedete, c'è lo stesso rigetto, in sostanza, che chi ha ricevuto così poco nella vita. È il caso di questo che mi aveva scritto un anno or sono, che definisce Gesù Cristo un mulatto che si è definito figlio di Dio. E insomma, la visione della vita che ha costui nei confronti del padrone è così una visione disperata, così falsa, perché è il padrone che ti dà da vivere, non sei tu che hai seminato e il padrone ti porta via quello che tu hai seminato, che tu hai lavorato. No, tutto è dono del padrone, tutto è fatto da Dio. Tu sei solo un servo inutile che, se a posto tuo c'era un altro, lo avrebbe fatto lui. Che fossi proprio tu non era fondamentale. Ogni animo è
sostituibile da un altro. Quindi, ecco, ma quando succede così, la paura è proprio quell'argomento talmente misero, sguarnito nei confronti della vita, porta a non capire più nulla della vita e porta, nel tentativo umano di riscattarsi dalle condizioni terrene, al tentativo di usare il linguaggio nel massimo senso di sfida. E allora usi la parola cazzo e usi la parola non gliene frega un cazzo di quel mulatto e ti metti a sputare nella minestra che ti dà da vivere e non capisci più assolutamente niente. E con la mano di chi ti vuole dare tutto, tu che fai? La mandi via. Perché? Per poter prendere quello che ti vuole dare, per prima cosa devi rigettare quello che tu hai nelle tue mani. Perché le tue mani o hanno la tua posizione o sono in grado, avendo ancora possibilità di contenere quello che un altro ti vuole dare. Ma se le tue mani sono troppo piene della tua miseria, tanto che hai paura di perdere la tua miseria, come era diversa la condizione di chi era nella stessa condizione di costui? Era una vecchietta che entra nel tempio a poco nella sua vita e quel poco, proprio valutandolo poco, lo versa tutto nel tesoro del tempio, aiutata dal fatto che è poco. Se è poco, è poco. Io verso poco, mi costa nulla versare poco. E avendo la giusta stima per quel poco, non si rende conto che sta dando il 100% di quello che ha. E Gesù lo nota e dice ai suoi discepoli: vedete quella vecchietta che lì sta offrendo poco denaro? Ci sono stati prima dei signori che hanno versato ingenti somme, eppure chi ha versato più di tutti tra loro è stata lei, perché lei ha dato tutto quello che aveva, gli altri hanno dato solo il superfluo. Ecco, chi è tanto, giudicate voi, da valutare non le quantità di per sé, ma il contributo che ciascuno dà sulla base di quello che ha. Chi ti valuta una vecchietta nei confronti di un danaroso signore che dà solo il superfluo, ma è uno che ti rivaluta i piccoli, quelli che hanno poco, ma che nel loro poco danno tutto? Ecco, questo signore qui ha avuto poco e dà addosso a chi difende chi, avendo poco, possa contribuire con poco. Contro chi va addosso costui? Contro se stesso. Perché, avendo avuto così poco, il suo contributo sarà poco. Ma l'unico che lo difenda tra gli uomini è quel Gesù Cristo contro cui egli va addosso. Perché? È perché per lui, così pieno di se stesso, ha ingigantito talmente quello che ha lui, che è niente, che in cambio di questo che ha, che è niente, si mette nella condizione di rifiutare il tutto. Vedete, la condizione di Gesù è una condizione che è veramente quella di chi ti vuole dare tutto, tutta la vita, tutta, non solo la tua.
la vita di tutto il prossimo come te stesso. Questo è il dono che ti vuole fare Gesù della vita, il dono di tutta la vita. Perché quando dice Gesù che, interrogato dai dottori della fede che lo volevano mettere in castagna, e gli chiedono qual è il fondamento della fede, e Gesù risponde: ama il Signore Dio tuo con tutto te stesso, con tutta la tua anima, è il primo. Ma il secondo è: ama il prossimo tuo come te stesso. E Gesù ha messo allo stesso livello l'amore per Dio e l'amore per il prossimo. L'amore per il prossimo. Ma qui abbiamo visto chi non ha amore per il prossimo. Appunto che, trovandosi chi per amor suo accetta di vivere e di morire, e questo gli dice: a me non interessa niente, ma a nessuno interessa niente. E generalizza a tal punto la sua miseria da ridurre questo mondo a un mondo di miserabili. L'unico salvatore che salva dalla miseria è chi la valuta più importante di tutto il resto, perché è una condizione di mancanza, di non avere, di essere in basso. E cosa diceva Gesù? Siete beati se siete in basso ora, perché nel regno dei cieli sarete in alto e avrete tanto quanto ora vi manca. E Gesù apre a chi ha avuto solo uno tutto il resto del prossimo, tutta la vita del prossimo, perché questo è il tesoro che ciascuno di noi ha avuto, una vita. Nel mondo di oggi una vita è un 7 miliardesimo della vita che esiste. Quindi io, anche se sono un ricchissimo, ho una sola vita, mentre tutta la vita di ora, di questi tempi moderni, si aggira intorno ai 7 miliardi. Quindi io ho un 7 miliardesimo della vita che esiste. Immaginate 7 miliardi di film di vite. Il mio è uno solo. Non conta niente il mio. Non conterebbe niente agli occhi di tutti, ma non di Gesù. Perché Gesù mette quel essere lì che ha avuto così poco allo stesso livello di un bilanciamento con tutto il resto. Il poco ora sarà controbilanciato dal molto dopo, ma il poco ora è un 7 miliardesimo. Il suo valore opposto, che lo bilancia nell'unità, sono 7 miliardi. Di conseguenza, quello che offre Gesù ai miserabili come costui, miserabili non come giudizio morale, come giudizio reale di chi è misero, di chi ha avuto poco, sono proprio costoro che hanno avuto così poco, che grazie a Dio avranno molto. E ora non protestate contro di me dicendo: ma questo non se lo merita, perché ha dato addosso a Gesù, ha dato addosso con epiteti scandalosi, ha fatto, ha non fatto. Gesù disse: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Costui non sa quello che fa, non sa quello che dice, non sa niente. Non è colpevole della sua ignoranza. Ha avuto pochissimo, meno di voi. E grazie al fatto che è il vero misero che esiste, perché non solo è misero, ma è proprio solo quello, costui è chi è il più in basso di tutti, e costui sarà chi sarà più in alto di tutti. E se voi dite: ma è ingiusto, non se lo merita, è perché voi fissate le condizioni umane sul punto di vista del merito o del demerito del personaggio.
Dio non ragiona così. Per Dio tutti i personaggi sono uguali. Dio doveva distribuire su tutti i possibili personaggi l'esistenza e l'ha fatto. Perché? Affinché un personaggio possa essere ricco, ce ne deve essere un altro che è povero. Altrimenti questo non sarebbe più ricco, avrebbe quello che hanno tutti. Per creare lo squilibrio tra il bene e il male, bisogna che ci sia il bene, ma si supporta sul male. È il male che regge il bene. Sono le posizioni così miserevoli come quelle di costui che sono alla base del giudizio positivo che noi diamo a chi non è come costui. Ma credete che egli abbia scelto di essere così? È Dio che lo ha fatto così. È un'anima di Dio anche la sua, come la mia, come la vostra, che ha avuto la sfortuna, se così si può dire, anzi io la chiamo la fortuna, di essere stata incaricata di sostenere una parte così piccola, così debole, così veramente umile, dove umile non è una questione di moralità, è una questione di umiltà davvero. Costui è veramente umile perché non ha niente. L'umiltà a cui vi riferite voi è quella dello spirito, è quella della pretesa di essere o non essere. Sotto quel profilo costui non è per niente umile, ma il fatto che non abbia questa umiltà di pensiero è proprio la conseguenza reale della sua mancanza di umiltà reale. È solo chi non è realmente umile che non è umile. Cioè, non so se riesco a spiegarmi, ma quando nel Regno dei Cieli ci ritroveremo, chi amerà di più Gesù Cristo? Credete che siete voi? È proprio lui, perché quando si renderà conto di essere stato talmente amato, egli, traditore, da chi l'ha perdonato e anzi ha immolato la sua vita proprio per salvare lui, che riconoscerà di essere stato assolutamente indegno. Ognuno di noi diventerà il giudice di se stesso. E vedendosi amato oltre il merito che noi avremmo avuto, sarà chi amerà di più Dio. Sono coloro che oggi meno amano Dio che ameranno di più Dio, quando si renderanno conto di come stanno veramente le cose. Quindi guardatevi bene dall'esprimere giudizi. Potete esprimerli sui personaggi, ma non sulle anime che animano i personaggi, perché le anime sono sempre solo anime di Dio. Andando a occuparci dell'amico che invece aveva risposto e mi ha dato l'occasione di questo intervento, quello che ha detto a noi interessa, ecco, questa è un'altra posizione importante, importantissima, perché si può essere consapevoli o no. Bisogna soltanto però togliersi di mezzo dalla nostra ragione tutto quello che riguardi il merito personale. Non abbiamo meriti se siamo un albero buono o un albero cattivo. Non abbiamo alcun merito se il frutto prodotto da noi, che siamo stati creati come alberi buoni, è un frutto buono. Il frutto buono non dipende dall'albero che dice, beh, mi metto a fare frutti buoni o cattivi. No, se è un albero buono, produce frutti buoni. Che l'albero sia buono o cattivo
lo si vede dai suoi frutti, perché se è un albero buono fa frutti buoni. Non si è mai visto, dice Gesù, venire un fico da un cespuglio di spine. Un fico viene prodotto da un albero di fichi. Gesù definisce se stesso la vite e dice che tutti quanti, chi segue Gesù, ne sono i tralci di questa vite, che hanno la vite di Gesù come il sostegno totale di tutta la loro vita. Se voi foste attenti a questo significato, voi già ora vi credereste nella stessa natura di Gesù, perché essere i tralci della vite significa essere parte della stessa vite, non essere impiantato su una vita autonoma che non faccia parte dell'innesto sulla vita di Gesù Cristo. Ogni uomo è come il traccio di una vite che è la vite del figlio prediletto di Dio. Ma chi è Dio? Gesù lo disse, non dobbiamo inventarci le cose, Gesù le ha già dette tutte. Ha detto: io sono la vite, voi siete tralci, chi resta con me porta frutto, chi non resta con me viene tagliato e rimane rinsecchito. Questo nella dinamica reale della nostra natura. E arriva a dire: il padre non è un albero, il padre è il coltivatore, è colui che coltiva e bada bene che ci siano alberi buoni e alberi cattivi. Il seminatore, il buon seminatore, è il contadino che gestisce il campo, e il buon seminatore è Dio Padre. Gesù è il seme di vite, il seme di vita, la vita prediletta dal seminatore Dio, dal contadino Dio, dal vero padrone del campo. Bisogna arrivare a capire che in un mondo in cui la vite è Gesù Cristo e la vita è ogni albero possibile e immaginabile, l'opera di Dio appare attraverso gli alberi, ossia attraverso il frutto dell'opera del coltivatore che ha coltivato alberi e altre colture. Questo è il compito del coltivatore, del contadino, ma è su un livello diverso rispetto a questo mondo. Questo mondo reale è il mondo in cui si vede l'opera del contadino, e l'opera del contadino traspare attraverso tutti gli alberi che esistono, tutti. E qui abbiamo visto due alberi. Il primo è quello che era intervenuto l'anno scorso, il secondo albero è quello che è intervenuto quest'anno, ma le loro due posizioni non sono posizioni di merito assoluto, di merito relativo. Perché se una posizione è degna di un albero buono o l'altra è degno di un albero cattivo, è solo una questione che non dipende da alberi che si siano fatti da sé. Sono stati impiantati tutti dal coltivatore, tutti dal contadino, tutti da Dio. Quindi il piano dell'esistenza di Dio rispetto al piano del mondo è diverso. Quando Gesù Cristo, figlio di Dio, non si è definito figlio di Dio ma figlio dell'uomo, è perché nella sua natura divina si è legata all'uomo, divenendo un Dio che si è reso figlio dell'uomo.
Per questo Gesù si chiamò figlio dell'uomo e non figlio di Dio. Quando gli ebrei rigirano tutta la questione e chiamano Gesù Cristo figlio di Dio, e grazie al fatto del figlio di Dio poi lo tolgono di mezzo, è perché non arrivano assolutamente a capire che l'albero sia il segno reale dell'opera del contadino. Non esiste per conto suo se non c'è chi lo coltiva, chi lo fa crescere, nascere come un progetto di esistenza che parte da un seme, ma il seme ha già dentro di se stesso tutto lo sviluppo. Noi oggi lo sappiamo, così anche per l'uomo è il DNA, un vero e proprio progetto di vita che ciascuno di noi ha in ogni parte singola del corpo. Tutta la vita è un progetto, e il progetto ha un progettista che non è il progetto, ma è intimamente alla origine del progetto. Trascende il progetto, come il progettista è al di sopra di quello che egli progetta. Di conseguenza, chi vedendosi così poco possessore di tutto e così misero, chi è nella condizione come chi mi ha scritto, è veramente come la condizione di chi aveva ricevuto dal padrone solo un talento e pensava che il padrone fosse uno che raccoglie dove non semina. Nella parabola Gesù lo caccia, questo servitore infingardo lo chiama, ma chi ha cacciato Gesù? Forse l'anima? Forse no, ha cacciato l'albero, ma l'albero è il contadino che lo crea, e il contadino che lo crea può prendere un albero cattivo e buttarlo via. L'albero è il personaggio, non è chi lo fa esistere. Come il progettista è al di sopra di quello che egli progetta. Di conseguenza, chi vedendosi così poco possessore di tutto e così misero, chi è nella condizione come chi mi ha scritto, è veramente come la condizione di chi aveva ricevuto dal padrone solo un talento e pensava che il padrone fosse uno che raccoglie dove non semina. Nella parabola Gesù lo caccia, questo servitore infingardo lo chiama, ma chi ha cacciato Gesù? Forse l'anima? Forse no, ha cacciato l'albero, ma l'albero è il contadino che lo crea, e il contadino che lo crea può prendere un albero cattivo e buttarlo via. L'albero è il personaggio, non è chi lo fa esistere, ma chi ci anima e ci fa esistere è il contadino che fa esistere il nostro albero. Di conseguenza, se anche il contadino fa nascere tutti gli alberi e poi alla fine progetta di buttarne via quelli che producono frutti cattivi, non fa violenza a se stesso, anche se c'è la sua opera che strategicamente
alberi cattivi affinché altri potessero sembrare alberi buoni. Perché se non si crea questa assoluta disparità tra chi è piccolissimo e la moltitudine, non è possibile con una vita piccola, misera e unica, una sola, guadagnarsi la vita totale di tutto il resto della vita. Quando Dio prende il tutto, che è una totalità, quindi è un uno, il tutto, e lo condiziona in maniera unitaria, creando una specie di rapporto N su 1, dove N lo possiamo valutare i 7 miliardi di vita che c'è adesso, noi arriviamo a dire che il tutto della vita è N, ossia 7 miliardi di vita, messi in relazione a una vita sola. Quindi quando 7 miliardi si divide per una, resta 7 miliardi. Ma è solo una delle due possibili visioni. L'altra è semplicemente ribaltata, 1 sopra 7 miliardi. È solo un punto di vista, di vedere l'uno per l'altro o l'altro per l'uno. A noi sembreranno diversi, ma non lo sono. Sono sempre N e 1, nelle due inverse condizioni relative che possono mettersi uno nell'altro. È il nostro modo di vedere prospettico che ingigantisce il totale. Perché la vita totale oggi è sempre la vita di Dio, del contadino. L'attività del contadino che fa esistere questi 7 miliardi di alberi è sempre il contadino che è alla base dei 7 miliardi di alberi. È il contadino che è alla base di un albero. Che sia un albero o siano 7 miliardi di alberi, è sempre il contadino che è alla base. Di conseguenza, che sia un albero o siano 7 miliardi di alberi, è la stessa cosa. E se a voi può sembrare strano, provate a pensare all'ostia consacrata del Figlio di Dio quando andate, se siete cattolici, a prendere la comunione. Dentro un'ostia c'è tutto Gesù Cristo nel suo corpo e sangue, tutto. E gli altri milioni di ostie che esistono nel mondo, allora lì non c'è il corpo di Cristo? No, il corpo di Cristo c'è tutto, sia in una, sia nella totalità delle ostie che esistono. E come questo è vero nel corpo e sangue di Cristo a livello di ostia consacrata, così è vero a livello di vita. La vita che c'è in un uomo e la vita che c'è in tutta l'umanità è sempre la stessa vita di Dio. E la possiamo vedere N a 1 o 1 a N, che è veramente la stessa cosa. Per cui quando Dio bilancia chi non ha niente, è così misero con la totalità, e crea un vero bilancio di tipo paritario, è perché non è ingiusto, è sommamente giusto e rispetta talmente le condizioni di una prospettiva fasulla, qual è la nostra, che noi valuteremmo diversi 7 miliardi di vite rispetto a una vita. Per Dio no. Se Dio svalutasse una sola vita nei confronti di tutto il resto, svaluta se stesso, perché è Dio che coltiva un albero, è Dio che coltiva tutti gli alberi. Ecco, nella giustizia divina c'è l'esaltazione della miseria, perché chi oggi è misero sarà esaltato, ma purtroppo chi oggi è veramente misero e ha avuto talmente poco anche di
E allora è proprio chi va addosso a Cristo, chi lo mette in croce, chi lo svalta, chi lo aggredisce e lo mette di nuovo in quella condizione di essere proprio utile, perché è con la salvezza di Cristo